Dopo la condanna a morte di tante piante nel parco di Viale Manzoni, ecco che a Campobasso si ripete il rito dell'abbandono e dell'incuria. La zona verde sottoposta alla nostra attenzione questa volta è quella di Via Tiberio, un sito incastonato tra i palazzi di una zona abbastanza popolosa, a ridosso del centro, con esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e varie situazioni istituzionali. Una sorta di piccolo parco, un luogo verde che dovrebbe essere curato al meglio per permettere ai cittadini residenti di utilizzarlo, sdoganando di fatto il concetto di una Campobasso sempre più lontana dalla vivibilità. Eppure era considerato una città giardino, un luogo dove, senza grandi pretese, il cittadino riusciva a vivere in modo degno ed adeguato, in sintonia con quella qualità esistenziale che mancava e manca a tante altre città italiane. Un patrimonio totalmente disperso che qui, in questo spazio verde di Via Tiberio, mostra tutto il disinteresse di chi amministra e di chi ha amministrato il capoluogo del Molise. Le erbacce che dominano, che fanno da dimora di insetti ed animali nocivi, un luogo che non richiama alla visita, alla sosta, ma che allontana tutti perché si mostra assolutamente non salubro ed accogliente. Basterebbe una giusta attenzione, un qualche intervento di riqualificazione, un taglio drastico dell'erba, un'area giochi destinato ai bambini, uno spazio per i cani, qualche panchina in più, qualche albero per l'ombra, qualche lampione. Se ne accorto anche il movimento del Guerriero Sannita, che in una nota solleva il problema. Noi naturalmente crediamo bisogna fare assolutamente e subito qualcosa. Una città si misura dalla sua immagine e dalla civiltà, e qui all'area verde di Via Tiberio si mostra solo incuria, e non per colpa di chi ci abita, ma di chi amministra senza tener conto dell'interesse della stessa città e dei cittadini che la abitano.